75 anni e non dimostrarli, però come riuscite a gestire 600 associati e oltre? Allora, i nostri soci sono di varia età e hanno quindi varie esigenze. Le nostre aziende sono piccole, medie, grandi e vengono gestite con le prerogative tipiche di Albenga, nel senso che gli associati trovano qui quello di cui hanno bisogno e quindi con naturalezza vengono, perché vengono ad approvvigionarsi dei mezzi tecnici per la produzione, vengono per l'assistenza tecnica, che è un sostegno fondamentale alle nostre aziende agricole, vengono per consegnare gli ortaggi, conferirli in modo da poter essere competitivi sulle grandi distribuzioni, quindi per arrivare sulle grandi piattaforme, vengono per poter far arrivare i loro vasi di aromatiche e di fiorito in Germania e quindi essendo sempre a disposizione del socio e fornendo quello di cui ha bisogno, noi a 75 anni in una sede nuova speriamo di non dimostrarli, ecco. Senta, per non far torto a nessuno, quali sono, i prodotti o il prodotto di punta? Allora, tra gli ortaggi sicuramente le quattro eccellenze di Albenga, che sono il cuor di bue, la zucchina trombetta, l'asparago e il carciofo, sono quelli che ci danno anche un appeal incredibile e ci permettono di fornire la grande distribuzione anche con altri prodotti. Non dobbiamo dimenticare il cavolo nero e il cavolino di Bruxelles, che stanno rivivendo una giovinezza insperata, e questo per quanto riguarda le verdure. Per le aromatiche naturalmente e il fiorito, la margherita, che ormai ci contraddistingue, e questi meravigliosi colori e profumi degli aromi, quindi la lavanda che ci colora i campi, le declinazioni dei verdi, dei rosmarini, delle salvie, che fanno di noi un punto forte. La Germania con la margherita, diciamo che è il punto, il cliente più forte, no? Sì. Ma c'è la speranza di andare anche oltreoceano, o ci sono dei prodotti che già varcano il confine dell'Europa? Allora, oltreoceano abbiamo dei problemi di logistica e più che altro di regolamentazione. Oltreoceano le piante in vaso non possono andare. L'America, per esempio, non permette l'ingresso dei terricci. E quindi stiamo cercando di raggiungere l'oltreoceano con delle aromatiche da taglio confezionate e stiamo facendo tutto un discorso di presenza, di tentativo di arrivare lì, di presenza su New York. È un progetto che abbiamo, speriamo di poterlo portare avanti, ma sicuramente con il reciso e non con i vasi, purtroppo. C'è concorrenza tra mercato sanremese con fiore reciso e il vostro? Noi di reciso facciamo solo aromatiche e quindi anzi collaboriamo per esempio la cooperativa Tre Ponti di Sanremo per il reciso e li aiutiamo, cerchiamo di collaborare con la logistica per essere presenti entrambi, ma non ci facciamo concorrenza assolutamente. Grazie. Grazie a voi.